Questo è In Ascolto, il podcast di UECA, Associazione Web Cattolici Italiani. La storia del web cattolico attraverso le tante storie di chi ha portato il Vangelo nella rete. Cessino, o quantomeno siano diminuite nel loro numero, le celebrazioni trasmesse in streaming. Questa raccomandazione conclude la lettera che la presidenza della CEI ha inviato ai vescovi lo scorso 8 maggio, dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria per il Covid-19. Le messe in streaming, così importanti nelle settimane del primissimo lockdown, alla lunga rischiavano però di trasformarsi in un comodo succedaneo della partecipazione in carne e ossa al cuore della vita cristiana. Non tutto ciò che abbiamo appreso durante la pandemia va però dimenticato. Molte forme di pastorale digitale nate come supplenza nei tempi del distanziamento ora possono, nei social media, ridurre altri tipi di distanza, non fisica ma umana, sociale, spirituale. Oggi ci mettiamo in ascolto di un giovane prete, Don Davide Tononi, parroco di Norcia. Don Davide, in dialetto umbro lo poru prete, il povero prete, è un content creator attivo su Instagram e su YouTube con il canale Prego e Sono Felice. Ma chi è Don Davide Tononi? Allora, sì, io sono Don Davide, sono bresciano, ho 38 anni e da ormai 21 anni abito in Umbria. Sono stato in seminario a Assisi, e nel frattempo sono stato su diverse parrocchie della diocesi e fino a quando sono stato ordinato diacono, poi sono stato un anno viceparroco a Bevagna, parroco a Montefalco e ora ecco mi trovo qui a Norcia. Quali social hai utilizzato per la pastorale e non solo? Io ho cominciato a utilizzare i social più o meno con MSN, MySpace, via, quel periodo, perché erano gli anni in cui già stavo in Umbria, ma erano i primi canali che uscivano. Quindi ho cominciato parecchi anni fa, adesso non mi ricordo neanche più quando è uscito veramente MySpace. Con l'avvento di Facebook ho cominciato a utilizzare Facebook come così un diario personale e poi Instagram, YouTube. Ho continuato a utilizzarli, eccoci, ma sempre come un piccolo diario personale, fino a quando sono stato ordinato e a quel punto Facebook andava un po' per la maggiore, quindi era il social che utilizzavo un po' di più anche proprio a livello pratico per lanciare dei messaggi normalmente, ma anche per gli avvisi parrocchiali, per esempio, poteva essere un mezzo utile per mandare dei messaggi, un piccolo commento al Vangelo oppure un messaggio riguardante la quotidianità, un messaggio positivo. Poi questa cosa col tempo si è evoluta, Instagram ho cominciato a utilizzarlo un po' più di Facebook, che utilizzo veramente poco adesso. Poi ho aperto questo canale YouTube che avevo aperto anni fa e ho cominciato a utilizzare di più durante la pandemia veramente, che in qualche modo ci ha messo di fronte al fatto che non potevamo più avere dei rapporti faccia a faccia o almeno erano limitati, quindi ho cominciato a utilizzarlo un po' di più in quel periodo anche per trasmettere le dirette di alcune celebrazioni o dei vespri, delle lodi, e quindi eccoci, poi il canale ho continuato a utilizzarlo anche dopo, continuo a utilizzarlo anche adesso come Instagram. L'utilizzo che ne faccio adesso dopo la pandemia chiaramente è ridotto, perché comunque la ripresa delle attività, ringraziando Dio, ha permesso di avere ancora, di riprendere forse in modo ancora più forte rispetto a prima delle relazioni faccia a faccia, personali, però ogni tanto cerco di curarlo, eccoci, questo canale che utilizzo principalmente per questo. Bello, insomma, per fare delle brevi riflessioni, insomma, di carattere religioso ma anche ordinario, dando un po' quelle che sono le mie impressioni, insomma, le mie esperienze, il mio punto di vista anche su quella che è la quotidianità. Apostolato digitale, quanto è un impegno in più o quanto invece si interseca con la vita quotidiana? Ma penso che sia un po' tutte e due le cose, nel senso che
chiaramente cerco di mantenere una programmazione, però evidentemente relazioni umane che ho cominciato magari su un social, siamo incrociati di persona, eccoci. Non sempre è così, e comunque il social raggiunga parecchie persone normalmente. Il mio primo fine è quello di testimoniare agli altri quell'incontro con il Signore che fondamentalmente ha cambiato la mia vita. Poi qualcuno può contestarlo, qualcuno può farlo suo, qualcuno può approfondire la cosa, e ci può essere anche un dialogo nella quotidianità, eccoci. Può proseguire anche in un incontro personale, però per come la vivo io, insomma, è un po' un di più. Nel momento in cui mi rendessi conto che utilizzare questi strumenti toglie spazio veramente anche solo a un caffè di persona con la gente che mi è affidata, in quel momento magari ripenserei anche le modalità di utilizzarlo. Mandi un messaggio e nella libertà le persone decidono di accettarlo o di scrollarlo, di mettere mi piace, di contestarlo, di commentarlo, eccoci. Quindi io lo vedo un po' come un di più, può essere una cosa totalizzante, che perché insomma penso che il Covid poi ci abbia in qualche modo forse insegnato che non siamo proprio fatti per stare da soli, eccoci. Quindi può essere uno strumento, però chiaramente non è il fine è sempre qualcosa di più grande, che è l'incontro con nostro Signore. In che modo durante la pandemia questi strumenti hanno permesso di fare comunità, ma anche comunità religiosa, comunità che prega assieme? Durante la pandemia chiaramente ho continuato a utilizzare questi mezzi nella stessa modalità con cui li utilizzavo prima, aggiungendo chiaramente, come è successo penso in tutto il mondo, anche dei momenti di preghiera, il momento delle lodi, dei vespri, dei piccoli momenti di incontro, in modo particolare su Facebook o su Instagram, perché davano anche la possibilità di dialogare, insomma di fare entrare nel video anche altre persone, quindi è stato importante, penso, per quello, forse anche per far sentire la gente meno sola e per sentirci anche noi probabilmente meno soli. Durante la pandemia avevo cominciato una serie di incontri su Instagram, delle dirette a due con alcuni preti, ma anche con alcuni personaggi, insomma, pubblici, per sottolineare questo aspetto, cioè per sottolineare l'importanza dello stare insieme, insomma, cioè al di là di tutte le differenze che possiamo avere, si chiamavano ripartire dalla felicità, che secondo me è quell'aspetto che unisce un po' tutte le persone. Quindi erano delle dirette in cui ci si raccontava un pochetto, sapendo che forse se riuscissimo a veramente a mettere alla base della nostra vita ciò che unisce più che ciò che divide, probabilmente vivremmo in una società un po' migliore, eccoci. Quindi per esempio durante la pandemia ho fatto questa serie di dirette su Instagram, una trentina, 35 insomma, che poi chiaramente ho smesso di fare nel momento in cui non ci stava più il bisogno. Quando la pandemia ha cominciato a diventare un po' più un ricordo, ringraziando Dio, questi aspetti li ho un po' abbandonati, cioè non li ho proprio accantonati del tutto, però sono tornato a quella che era la mia programmazione ordinaria, nel senso che come tutte le cose mi sono reso conto che poteva essere un bene in un determinato periodo, ma poteva diventare anche un male in un periodo in cui questi mezzi potevano essere utilizzati in maniera diversa, nel senso che anche le celebrazioni, per carità, io ho fatto durante in diretta durante il Covid, poi diventava il pretesto per non venire a messa, cioè mi rendevo conto che ci stava gente che dopo la pandemia mi diceva: perché non le fai le dirette, che così almeno sto a casa. Cioè, a quel punto ho messo un po' da parte quell'aspetto, perché mi sono reso conto che effettivamente, come sono stati preziosi nel tempo della pandemia, potevano diventare deleteri nel post pandemia. Dare qualità a un mezzo di comunicazione, che dipende anche dai momenti in cui questo mezzo di comunicazione decidiamo di utilizzarlo, eccoci. Qual è stata nel complesso la lezione della pandemia? Durante la pandemia, in modo particolare, io penso che la realtà e il Signore ci abbiano parlato appunto attraverso la nostra quotidianità. Mi sono reso conto che ciò che chiedeva più la gente non era tanto il fare delle riunioni o
o allungare dei momenti, era semplicemente il tornare a stare insieme durante la celebrazione eucaristica. E questo a me ha fatto molto riflettere, nel senso che comunque di fondo dovrebbe essere la celebrazione domenicale comunitaria il momento fondamentale del nostro essere cristiani. E un po' mi ha stupito, ma dall'altra parte mi ha rincuorato percepire che in fondo era quello il momento fondamentale che la gente cercava quando non era possibile farlo. Certo, non tutti, è chiaro che poi le persone nella loro libertà decidono anche quali sono le proprie priorità, però ecco, per ripartire da questa pandemia penso che alla fine la realtà ci abbia parlato, insomma, ricominciare dalla celebrazione comunitaria, e quella per me è stata un po' una, ripeto, una sorpresa, ma anche una conferma di quanto alla fine come Chiesa siamo chiamati a riscoprire ciò che è essenziale. Quell'essenziale è, di fatto, è la celebrazione comunitaria. I mezzi digitali sono un ambiente, sono uno strumento? Come si annuncia il Vangelo al loro interno? Probabilmente, se avessi la risposta a questa domanda, avrei risolto il problema pastorale della Chiesa Cattolica. Però è vero anche che a noi ha chiesto, forse in questo momento storico, anche in base al nostro modo di essere, di porci, di utilizzare questi mezzi di comunicazione. È chiaro che non possiamo mai staccarci totalmente da quella che è la tradizione. Allora ben venga il fatto che Instagram, che TikTok, che YouTube diventino strumenti e mezzi per annunziare qualcosa di più grande. È chiaro che il rischio, per come lo vivo io, però penso che faccia parte anche un po' dell'umanità di tutti, è di diventare i protagonisti di questo spazio, mentre ecco, sì, penso che il fondamentale sia non dimenticarci mai che dobbiamo annunciare qualcos'altro e non noi stessi, ecco, sì, anche nella difficoltà magari di farlo su un mezzo che ti pone come protagonista del tuo canale, del tuo profilo. La vedo e la vivo un pochetto così. È chiaro che può diventare un momento di annuncio grande, forse anche superiore alle aspettative che abbiamo, però anche il fatto che sia comunque una sorta di trampolino di lancio così grande, un'opportunità grande, ci pone anche di fronte al fatto che è una responsabilità ancora più grande, perché quello che cerchi di far passare, di testimoniare, chiaramente se l'algoritmo decide che deve arrivare a più persone possibili, in quel momento ci arriva. Quindi insomma, va fatta una, secondo me, una sorta anche di valutazione. I tempi cambiano, ma la cosa fondamentale penso che sia recepire che in fondo cioè, il Vangelo c'è da 2000 anni, che è stato annunziato con mezzi e modi differenti, però la centralità rimane sempre comunque quel Vangelo, insomma. Poi possiamo magari farci delle domande sul fatto che se non passa un messaggio, o è sbagliato il messaggio o è sbagliato lo strumento. Siccome il messaggio, che è il Vangelo, non penso che sia sbagliato, forse come Chiesa dovremmo chiederci se stiamo utilizzando questi strumenti in maniera adeguata. Ecco, quello però penso che sia un altro discorso, un altro livello del discorso. Sulla base della tua esperienza, in conclusione, che cosa consiglieresti a un prete, a un operatore pastorale, a un semplice cristiano che vuole utilizzare questi strumenti o vivere questi ambienti per annunciare il Vangelo? Anzitutto consiglierei di non crearsi un personaggio, anche se purtroppo tante volte questa cosa sul web non paga, nel senso che l'algoritmo chiaramente cerca di, per quella che è la mia esperienza almeno, ma parlando con altri content creator più o meno la situazione è quella, normalmente ti manda virale qualcosa che poi creerà o polemica o momenti di gioia. Quindi ecco, il consiglio che darei io è proprio quello: non creare un personaggio per arrivare a un determinato numero di follower, perché non serve assolutamente a niente, ma è collegato a quello che
dicevo prima, insomma, no? Cerchiamo di essere, di utilizzare questi mezzi per rimandare a qualcos'altro di più grande. E quindi il vivere la quotidianità, il condividere la tua quotidianità nella maniera più semplice possibile, e non ponendosi come fine il fatto di avere più follower, chiaramente, cioè, perché non fa parte della nostra indole quello. Se ci stanno, ci stanno, se non ci stanno, non ci stanno, però insomma, ecco, il rischio penso che sia un po' quello. Quindi il consiglio è quello di testimoniare per come ne siamo capaci, con uno stile nostro soprattutto, senza per forza copiare gli altri, perché non è detto che sugli altri funzioni e su di noi funzioni uguale, quello che si vive nella propria quotidianità. Questo era In Ascolto, il podcast delle storie di Weka, Associazione Web Cattolici Italiani. Ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram e sul sito www.weka.it.